Quando volete. Allora, come ogni sera proviamo a fare il punto della situazione città di Genova e Regione Liguria per quanto riguarda l'epidemia Covid. Poi oggi sono contento che possiamo annunciare un nuovo, diciamo, piano di collaborazione attivato nel pomeriggio dopo una riunione qua in presidenza, a cui avevano ovviamente preceduto alcune riunioni tecniche in ALISA con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ovviamente col supporto dell'Ordine dei Medici, con il comune obiettivo ovviamente di rafforzare tutto il piano di medicina territoriale della città metropolitana di Genova per il numero ovviamente di pazienti e per la pressione che c'è sui nostri ospedali, ma più in generale sull'intera Liguria, che non è esente ovviamente da quella crescita che vediamo ovunque del Covid, di cui poi vi parlerà più dettagliatamente il dottor Locatelli e poi i rappresentanti appunto dei medici di medicina generale appena lascerò questo palco. Poi ci ha raggiunto pochi istanti fa il sindaco di Genova per una prima analisi anche sulle misure che abbiamo preso congiuntamente nella serata di ieri, e poi continuiamo a monitorare costantemente anche per verificarne non solo l'efficacia, ma anche eventualmente la necessità di talune modifiche. Allora, dettaglio di oggi, vedono 432 nuovi positivi. In ASL 1 sono 29, in ASL 2 sono 8, in ASL 4 sono 6, in ASL 5 24, quindi si conferma un andamento piuttosto moderato della pandemia in questi territori. In ASL 3 sono 365. Su 5.149 tamponi, continuo a sottolineare che si tratta di tamponi molecolari di tipo tradizionale, a cui vanno sommati i tamponi di tipo molecolare antigenico rapido, e quindi un ulteriore screening che nella città di Genova oggi ha riguardato circa 270 tamponi del laboratorio mobile della Commenda, più alcune altre decine in giro. Lo stesso vale per gli altri. Di spannometricamente, non avendo una somma, direi che possiamo aggiungerci tranquillamente un altro migliaio di tamponi molecolari rapidi, quindi direi un numero molto elevato di tamponi anche oggi. La situazione nel complesso resta quella che conoscete dei giorni passati, ovvero di una pressione sostenuta su Genova, in particolare su taluni quartieri di Genova, una pressione in linea col resto dell'Italia, quella diciamo a pressione più bassa per quanto riguarda gli altri territori. La cosa si riverbera evidentemente anche scusate, sugli ospedali, dove i pazienti sono oggi 342. 27 in più, crescono ovviamente al San Martino, crescono ovviamente al Gaslini, crescono un poco meno all'ospedale Galliera, che oggi è stato tenuto un po' più protetto, crescono moderatamente in ASL 3 con un solo paziente in più, crescono sull'ASL 6 del Tiguglio con 6 persone, mentre restano sostanzialmente stabili un solo paziente in più nella ASL 5 dello Spezzino, segno che nello Spezzino, dove riespandersi dell'epidemia era stata in qualche modo prodromica alla seconda ondata che stiamo vivendo, alcune misure di contenimento ci hanno permesso di rallentare la crescita, ed è la stessa cosa che stiamo provando a fare su Genova. Oggi sono purtroppo tre i deceduti: un uomo di 64 anni a Rapallo, una donna di 95 nell'ospedale San Paolo di Savona, un uomo di 79 nell'ospedale di Savona. Ovviamente le condoglianze alla famiglia. Una rapida sintesi di
Dei numeri ci confermano quello che vi abbiamo detto molte volte e per cui ci stiamo attrezzando, anche oggi abbiamo verificato con Alisa il piano incrementale dei nostri posti letto, sapete che abbiamo aperto al San Martino una nuova unità che ci consente ovviamente di avere spazio per i ricoveri ospedalieri, un altro spazio sempre all'interno del San Martino diventerà attivo già nei prossimi giorni, così come stiamo concludendo contratti con strutture di media intensità di cura nella città di Genova, ce ne sono allo screening di Alisa, credo 6 se non vado errato, di cui contiamo di attivarne per la settimana prossima circa 2 e per la fine del mese di ottobre altrettanti, per un totale di circa 150 posti letto aggiuntivi che ci auguriamo siano il fabbisogno sufficiente a non passare alla fase 4 del nostro piano incrementale sanitario, che sarebbe ovviamente penalizzante per almeno una parte dell'elezione medica. Speriamo che le misure prese di contenimento a livello centrale e a livello locale ci consentano ovviamente una curva dell'epidemia in regresso. Più in generale possiamo dire che aumentano ovviamente le pressioni sui pronti soccorsi e ricoverati, che la maggior parte dei pazienti resta in medio-bassa intensità di cura, che le terapie intensive sostanzialmente sono stabili da alcune settimane intorno alle 25, sono salite a 28, sono scese a 24, quindi oscillano su un numero significativamente inferiore per numero di pazienti rispetto al picco del marzo-aprile scorso. Possiamo anche dire fortunatamente che il numero dei decessi resta significativamente più basso con questi numeri d'aumento di contagio nel mese di marzo-aprile. I deceduti nei nostri ospedali si contavano ovviamente in ordine di decine, qua siamo nell'ordine delle unità e questo francamente è dovuto certamente all'età media dei nostri pazienti, certamente alla precocità dell'individuazione della malattia e del tracciamento e quindi dell'inizio della cura, certamente anche alla qualità raggiunta dalla cura nei nostri servizi ospedalieri. Questo è il dato positivo di tutto quello che stiamo vivendo. Mi auguro che un ulteriore scatto si faccia dalla settimana prossima, appunto, con un pieno e compiuto coinvolgimento dei medici di famiglia nel controllo del territorio, passatemi il termine, che dovrebbe avere il duplice obiettivo di uno screening più rapido ovviamente della malattia e quindi di un inizio cure più precoce, cure ovviamente concordate e coordinate insieme al sistema ospedaliero, che consenta a chi sta a casa di ricevere un trattamento analogo a quello che potrebbe avere in corsia almeno per le medie e basse intensità della malattia, e la seconda ovviamente di alleggerire la pressione nei pronti soccorsi trovando una risposta compiuta ed efficace a livello territoriale. Di tutto questo ovviamente stiamo ragionando anche con le pubbliche assistenze, che speriamo possano essere di supporto logistico e di personale al lavoro encomiabile dei medici di medicina generale e dei pediatri, e anche fornitore di spazio laddove ovviamente gli ambulatori medici non consentano la tamponatura dei pazienti o cose o interventi di visita su pazienti Covid di questo tipo. Questa direi che è la situazione al momento. Io lascerei la parola a Walter Locatelli, che vi illustra rapidamente le linee guida essenziali dell'accordo raggiunto, poi ovviamente alle associazioni che rappresentano i medici di medicina generale, che ringrazio per essere qui, al Presidente dell'Ordine dei Medici, Monsignore, e poi al Sindaco di Genova per alcune valutazioni circa ovviamente gli impatti sulla città di Genova e poi tutte le domande di cui stiamo a disposizione. E prima di concluderci interverranno anche Angelo Tersidio della FIMMG e Pietrino Forfoli dello SMI, che sono dei sindacati dei medici, e appunto la parola al Dottor Locatelli, prego. Bene, buonasera a tutti. Il Presidente ha già dato informazione del lavoro di oggi. Esprimo soddisfazione per aver potuto con oggi strutturare in modo puntuale quello che è l'impegno che comunque c'è sempre stato della nostra medicina territoriale per renderla, se possibile, più efficiente. Con questo accordo abbiamo definito alcuni percorsi, si sostanziano nella presa in carico di attività diagnostiche e di attività cliniche
e quindi definendo bene anche i punti di attività in sinergia col complessivo sistema sanitario. Quando si parla di coordinamento ospedale-territorio vuol dire coordinamento con le ASL, vuol dire coordinamento di attività che, se programmate e sequenziate nel modo giusto, possono facilitare la risposta ai cittadini, e in questo momento c'è grande bisogno di una risposta coordinata. In che cosa consiste questo progetto? Lo illustro per sommi capi. Dettaglia la fase diagnostica, per cui l'esecuzione dei test rapidi, la diagnostica cosiddetto l'antigene, che è il test rapido ad oggi utilizzato e valutato positivamente dal Ministero e dall'Istituto Superiore di Sanità, in diverse situazioni, per cui nella situazione in cui il paziente sia un contatto di caso e quindi ha bisogno di tracciamento, e il fatto che il nostro medico, il proprio medico, esegua questo intervento di fatto consente un contatto diretto col proprio paziente. Questa è la cosa più importante. Sono dettagliati nell'accordo alcune situazioni da prendere in carico, e vi sono tra queste anche la possibilità, e questa è una richiesta molto importante e credo che ci sarà una risposta estremamente utile e impegnativa per i medici, a garantire eventualmente i tamponi e l'attività a domicilio, quindi poter partecipare a quelle attività che si svolgono anche al domicilio dei pazienti. Sono stati normati chiaramente in questo accordo tutti gli aspetti formali. Ricordo quelli che sono alcuni aspetti che in un accordo possono sembrare formali ma che possono lasciare un grande risultato anche per il futuro. Da tempo i medici ci chiedevano di poter accelerare la connettività dei dati del sistema sanitario con le loro cartelle cliniche, e quindi questa è l'occasione per dettagliare e puntualizzare che entro fine anno questo lavoro di connettività e quindi di ritorno dei dati da quelli che abbiamo, che possiamo raccogliere con l'FSE, ma sono già presenti in tutti i database del nostro sistema, possono entrare in cartella clinica, facilitando e togliendo parte di quel lavoro burocratico che sicuramente non deve essere ad appannaggio dei medici. Le procedure anche qui le abbiamo temporalizzate, e sicuramente Liguria Digitale sarà un partner che ci garantisce la tempistica che è stata scritta. Un'altra parte fondamentale di questo accordo è quella di garantire per queste attività, e poi chiaramente questo non sarà che un inizio, la dotazione di una opportuna, di un opportuno contingente di quello che si chiama personale di studio, e cioè tutto quel personale che, affiancando l'attività del medico di famiglia, può semplificare ed efficientare il suo lavoro. È un aspetto estremamente impegnativo perché si scontra con norme burocratiche che questa regione vuole superare, quindi ci sono delle norme burocratiche dettate da una contrattualistica nazionale che a volte è rigida. Regione Liguria vuol superare queste rigidità, e in questo accordo c'è l'impegno anche per questo. Io credo che con gli incontri successivi, che cercheranno di rendere la massima efficienza da una parte al contributo dei medici di famiglia e, l'ha ricordato adesso il Presidente, delle nostre ANPAS, CRI e CIPAS, che sono le nostre strutture di appoggio per il trasporto sanitario, che hanno una capillarità che è preziosa per questa regione e hanno dotazioni sia logistiche che di personale sicuramente importanti, sarà possibile trovare anche quelle soluzioni logistiche agli impegni che ci siamo presi. Da ultimo voglio ricordare che sarà un accordo con la pediatria di famiglia per i prossimi giorni. Non è stato possibile tecnicamente concluderlo oggi, ma già oggi la pediatria di famiglia sta dando un contributo formidabile a quella che è
la gestione del percorso scuola e quindi credo che il nostro percorso scuola, come potrete rilevare, ha un pur nelle difficoltà e nelle criticità che sono presenti in un percorso così impegnativo, ha sicuramente dei risultati che sono positivi, mi permetto di dire, nella risposta che dobbiamo dare. Che non è positivo il fatto che questo maledetto virus circoli tra di noi, ma sicuramente le risposte e le azioni che devono essere fatte, grazie a questa collaborazione, stanno venendo avanti. Adesso credo che i nostri colleghi medici possano... Prego, prego. Angelo Tersiglio della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Sì, noi come medici di medicina generale esprimiamo soddisfazione per questo accordo che è stato firmato oggi. La Regione ha recepito e ha compreso le esigenze della medicina del territorio. I medici di famiglia sono i primi ad essere in contatto col cittadino e nella prima ondata di Covid, purtroppo per situazioni emergenziali, per il fatto che non si conoscesse ancora il virus, eravamo veramente con le mani legate. Ora abbiamo voluto, per senso di responsabilità di fronte ai cittadini, di contribuire e di accettare questo accordo, questo impegno ad effettuare questi tamponi rapidi molecolari che ci consentiranno di valutare i pazienti a contatto, accelerare il tempo di socializzazione, di rientro anche al lavoro, perché molte persone attendono purtroppo per il sovraffollamento delle richieste troppi giorni per poter riprendere l'attività sociale. La Regione, come ha detto molto bene il dottor Locatelli, contribuirà e verrà incontro alle esigenze dei medici di famiglia negli aiuti che da tempo noi chiediamo e sono quelli del personale di studio che ormai è indispensabile per poter svolgere il nostro lavoro e soprattutto nel ritorno dei dati dei nostri pazienti in cartella, perché consente di poter seguire costantemente il paziente durante tutto il percorso sia di ricovero che della sua vita quotidiana da paziente. Quindi l'espressione noi vedremo, abbiamo messo il nostro impegno e speriamo che le cose vadano meglio, almeno dal punto di vista di questa grande pandemia. Buonasera, aggiungo solo a quello che è stato detto finora un ringraziamento alla Regione per aver permesso questo incontro rapidamente. Noi sappiamo come Sindacato Medici Italiani che in altre regioni d'Italia i presidenti si rifiutano di incontrare le categorie dei medici per trovare un accordo che permetta una collaborazione fattiva a beneficio dei cittadini. Nel merito dell'accordo, la cosa che mi premeva particolarmente era quella di agevolare quelle che sono le esigenze del cittadino di avere una diagnosi precoce, specie nei pazienti che sono contatti di sospetti Covid, che siamo costretti a tenere a casa giorni e giorni in attesa del risultato, e di poterlo fare in piena sicurezza in strutture che saranno messe a disposizione dalle ASL, in strutture distrettuali, nelle pubbliche assistenze, come ha anticipato il Presidente, e il tutto mantenendo anche nei nostri ambulatori un livello di sicurezza totale per i pazienti che devono continuare a venire da noi per tutti gli aspetti che riguardano la diagnosi e la terapia. Altro da aggiungere o no? Ordine, scusi. Anch'io non rubo molto tempo, ma ci tengo a ringraziare pubblicamente
il Presidente per tutti i tavoli istituzionali che sono al momento attivi tra gli ordini dei medici, degli odontoiatri e Regione Liguria. Sono molte le problematiche che ci vedono impegnati. Il messaggio che ci tengo a dare ai cittadini è che, nonostante i numeri possano in qualche modo spaventare, c'è una assoluta sinergia da parte di tutti noi, quindi si sta lavorando tutti per cercare di trovare le soluzioni migliori per la gestione di questa emergenza. Quindi questo credo che sia un messaggio di speranza e di fiducia. Qui in Liguria c'è un clima di assoluto impegno H24 da parte di tutti a lavorare nella stessa direzione, capire dai diversi punti di vista quelle che sono le problematiche, le criticità maggiori, trovare insieme delle soluzioni ed attuarle anche in tempi rapidi. Quindi semplicemente un ringraziamento e un messaggio così di speranza per i cittadini. Stiamo facendo tutto il massimo per far sì che l'epidemia nella nostra regione venga in qualche modo arginata. Grazie. Allora, focalizziamoci sulla città di Genova. L'ordinanza è entrata in vigore a mezzogiorno. Direi che da ieri sera abbiamo ricevuto molti commenti. Alcune cose sono state già introdotte nelle domande e risposte che sono state pubblicate subito dopo sul sito. Comunque vorrei, ce ne sono due direi molto importanti che vorrei riassumere questa sera per tutta la città. Cioè, che lo sappiano tutti. La prima riguarda le scuole. Ovviamente ci sono delle scuole che sono dentro le zone cosiddette, non voglio chiamarle zone rosse, chiamiamole zone di alta attenzione, chiamiamole così, cioè le quattro aree che sono state identificate. Ecco, ovviamente se bisogna fare la coda per entrare a scuola, seguendo le procedure di ingresso a scuola, bisogna stare fermi e aspettare, quindi magari ci sta il bambino con la mamma o col genitore e quindi ci sono delle persone che teoricamente violano l'ordinanza. Ovviamente non c'è nessun problema per gli orari di ingresso e per gli orari di uscita da scuola, quindi questa è una, chiamiamola tra virgolette, eccezione, però ovviamente è dovuta. Questo è stato scritto chiaramente nelle domande e risposte, quindi questo non rappresenta un problema. La seconda cosa che è venuta molto evidente da più parti riguarda i circoli, bravo, non mi ricordo circoli. Allora, i circoli. Ovviamente il razionale, cioè la motivazione dei circoli riguarda soprattutto i circoli che fanno assembramento. Sapete benissimo che ce ne sono tanti sia nel centro storico che a San Pier d'Arena. E questi ovviamente abbiamo deciso di chiuderli e su questi non faremo nessuna variazione. Ci sono poi invece circoli che riguardano attività molto diverse. Faccio un esempio, c'è un circolo ciclistico, ecco, dove l'assembramento in effetti è molto discutibile. Per cui noi questa sera lavoreremo assieme al Presidente per far sì che ci possa essere, adesso vedremo qual è la modalità più opportuna, ma per domani sarà pronto un elenco di norme e situazioni in cui noi possiamo veramente aiutare quelli che riescono a fare attività senza ovviamente fare assembramenti e senza correre il rischio di contagio. Invece assolutamente saremo fermi sulle attività che corrono il rischio di contagio e quindi non si potranno fare. Quindi rivediamo un attimo tutta la situazione e domani ci saranno ulteriori normative. Cercando ovviamente di accontentare le esigenze dei cittadini, ma ricordiamoci che la priorità numero uno in questo caso è la salute di tutti, per cui il fatto di limitare i contagi e di limitare i positivi deve essere il nostro primo obiettivo. Dopodiché l'obiettivo è quello di non assolutamente interferire col livello economico e l'economia della città, come sapete tutti. Quindi noi continueremo a lavorare con queste due grandi priorità, la prima la salute, la seconda è l'economia della città. E tutto il resto si deve adeguare, ma io sono convinto che riusciremo a trovare delle soluzioni che possano accontentare tutti. Non ho altri feedback diretti, se ci sono domande, prego. Scusate.
Forse anche questo. Io ho delle domande sulla questione dell'accordo con i medici di medicina generale, nel senso che... Allora, le faccio tutte assieme così vediamo. Prima ho sentito parlare della possibilità di effettuare i tamponi a domicilio, ma mi sembra di capire che non sarà lo standard, quindi dove verranno effettuati i tamponi, se negli studi, se in spazi concessi dalla regione. Questi tamponi saranno a pagamento, ci sarà un prezzo e se saranno gratuiti per chi? E se ci sono altre informazioni, diciamo, concrete su come funzionerà questo meccanismo, questo coinvolgimento dei medici. Vuoi rispondere Walter? Allora, i tamponi non sono a pagamento per il cittadino, quindi questa è un'attività di sanità pubblica che viene svolta in collaborazione con la medicina territoriale. Quindi questa è la prima. Dove i tamponi, dove è necessario farli, quindi in tutte le forme che sono possibili. La prima forma è quella di avere spazi o da parte delle nostre ASL, scusatemi, ma non so, o da parte delle nostre ASL o da parte delle pubbliche assistenze che hanno una capillarità e una disponibilità di professionalità che sono quelle che servono in questi casi, che possono essere messe a disposizione. Ci sono altre fattispecie, persone che non possono muoversi e hanno bisogno di eseguire tampone per qualsiasi motivo e quindi i nostri medici possono partecipare in forme che sono simili ai GSAT, ma non sono GSAT, poter fare il test diagnostico ed è chiaro che quando sono nell'abitazione di un cittadino la loro attività di eventuale visita all'attività clinica può essere svolta e questo è sicuramente un altro fatto molto importante. Il dove ci può essere anche una capacità dei nostri medici, ce l'hanno chiesta ed è sicuramente una richiesta che va accolta come è stata accolta, di potersi organizzare in modo autonomo per svolgere questa attività nelle forme più efficaci che possano essere fatte. Faccio un esempio il più semplice per farci capire. Possono essere usate delle macchine o che si avvicinano ai luoghi di residenza e quindi col meccanismo drive-thru, se non organizzarlo addirittura loro, un meccanismo di questo tipo, svolgere l'attività diagnostica. L'attività diagnostica con i tamponi rapidi presuppone non solo l'attività di prelievo di materiale biologico, quindi il famoso tampone che dà molto fastidio quando ce lo infilano nelle coane nasali, eccetera, ma anche la capacità e la possibilità di refertare e quindi da parte di un medico che sovraintende a questa tipologia di analisi e credo che sia una garanzia di grande appropriatezza che il nostro sistema può raggiungere. Altre domande? Daniele. Buonasera, volevo chiedere se la Regione Liguria seguirà sulla scia della Regione Piemonte, farà dei controlli ai confini. I controlli ai confini con la Francia io ritengo che siano francamente molto complicati da fare senza paralizzare l'intero confine. Esiste già una serie di categorie sottoposte ad obbligo di quarantena e di tampone se provenienti dalla Francia. Le categorie che sono escluse sono quelle che attraversano il confine quotidianamente, cioè i frontalieri, che nel ponente ligure sono molte, molte migliaia, e sono ovviamente gli autotrasportatori, coloro che attraversano il confine per un numero di ore limitate. Se noi dovessimo fare il tampone rapido a tutte quelle categorie, temo una coda che arriverebbe a Genova da un lato e a Marsiglia dall'altro, vuol dire aggiungere forse 15.000-20.000 tamponi al giorno. Questo credo che sia la risposta si dia da sé. È impossibile costruire un simile sistema, oltre al fatto che la sanità di frontiera, lo ricordo, è regolato a responsabilità del Ministero della Salute e non del sistema sanitario regionale.
la decisione se un cittadino che attraversa la frontiera, se e come deve essere controllato ed eventualmente indirizzato verso situazioni particolari viene presa dal Ministero della Salute con ordinanze, non con ordinanza regionale. Per quanto ci riguarda stiamo già dando tutta l'assistenza possibile di protezione civile e di screening sia all'aeroporto di Genova, dove cominceranno i tamponi per i voli provenienti dalla Gran Bretagna da lunedì prossimo, sia al porto di Genova, dove da tempo supportiamo le compagnie di navigazione su tutti i passeggeri che provengono dai paesi dove deve esserci screening in entrata e in uscita. Francamente il confine con la Francia ritengo che sia un'operazione infattibile per le forze di Regione Liguria, ma credo infattibile per le forze di chiunque, cioè fare 10.000 tamponi, anche se in modo rapido, significa un tempo d'attesa francamente incompatibile con le esigenze lavorative. Per quanto riguarda invece, lo dico, quello di cui accennava il sindaco Bucci, ovvero una possibile modifica dell'ordinanza presa ieri, stiamo finendo una verifica dei circoli presenti nelle aree cosiddette rosse, individuate dal Comune di concerto con la Regione. Coloro che avranno requisiti simili, identici o assimilabili ai locali di pubblico esercizio verranno ricondotti ovviamente alle normative che regolano gli esercizi pubblici. Quelli che invece hanno situazioni ovviamente totalmente difformi le stiamo analizzando, e quelli che invece non rientrano in tutto questo resteranno chiusi. È uno screening che completeremo nelle prossime 12 ore, diciamo, in modo tale domani da dare un'opportuna risposta a tutti i gestori. Bene, buona serata a tutti, mi raccomando, con grande attenzione.